insomma, sul fatto che io non sia berlusconiano, questo ormai è abbastanza evidente, no? Quindi non credo che sia un tema sul quale dobbiamo ritornare. Andrò in giro come un uomo sandwich, con un cartello davanti e dietro, la linea editoriale è confermata, perché più che dirlo in tutti i modi possibili, credo che l'unica cosa, mi devo fare uomo sandwich e girare appunto per la città dicendo la linea editoriale della 7 è confermata. L'arrivo di Paragone è un'ulteriore conferma del suo non essere berlusconiano, come ha annunciato nella conferenza stampa di prima? Ma io diciamo che non è che nelle scelte che faccio le faccio per dimostrare una cosa o l'altra. Io Paragone lo considero un giornalista televisivo molto bravo, di grande qualità, che ha oltretutto innovato un po' quello che è la formula del talk show, che a volte può essere anche magari in certi casi un po' stanca, invece lui è riuscito ad innovarla e credo che sia per questo motivo un giornalista televisivo molto interessante per noi, perché l'innovazione è quella cosa che in televisione è molto importante. Lei Paragone lo considera un giornalista di destra? Ma io a questo punto non so più se lui sia di destra o di che cosa, perché mi sembra che Paragone sia uscito da Rai 2 proprio in polemica con la destra, no? Perlomeno mi è parso di capire, io poi non ho seguito molto la sua avventura a Rai 2, però mi sembra che nel corso degli anni abbia avuto un'evoluzione, oggi non mi sembra facilmente definibile come di destra. Guardando al bilancio di La 7 bisognerà iniziare a tagliare sui taxi. Però i taxi sono stati una sorta di piccolo esempio folcloristico che ho dato per dirvi come in effetti l'obiettivo nostro non è quello di contenere le spese legate a programmi che vanno bene, che quelli invece vanno potenziati, bensì di tagliare dei costi e delle inefficienze che a volte sono nati e sono cresciuti e che vanno invece evidentemente fermati velocemente, tipo i 500.000 euro di taxi all'anno, che è, se vogliamo, una cosa emblematica.